tutti, bentornati sul canale. Oggi nuovo video. Oggi, dopo diverso tempo, ho deciso di registrare il video sulla mia hair care routine, quindi come curo i miei capelli, che prodotti utilizzo, che cosa faccio ai miei capelli, insomma un po' di tutto. Devo dire, premetto che i miei capelli ultimamente sono molto molto stressati, devo assolutamente darci un piccolo taglio perché ho le punte abbastanza secche, questo è il mio problema di sempre, però appunto vi mostro quello che io utilizzo, i prodotti che utilizzo per la cura dei miei capelli. Parto dai prodotti per quanto riguarda il lavaggio. Allora, io utilizzo, diciamo, non utilizzo sempre gli stessi prodotti, ecco perché vi ho voluto appunto riproporre a distanza di forse più di un anno la mia hair care routine, perché io cambio sempre 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 prodotti per capelli, perché penso che il capello si abitui troppo poi ai prodotti. Ci sono pochi prodotti che utilizzo costantemente, che sono, diciamo, una costante, ma soprattutto per quanto riguarda gli shampoo li cambio davvero sempre. Le maschere ultimamente no, utilizzo sempre più o meno la stessa. Comunque, per quanto riguarda il lavaggio, quindi shampoo e creme e maschere, ultimamente per quanto riguarda lo shampoo utilizzo due prodotti, alterno due prodotti. Io considerate che lavo il capello due volte a settimana, quindi di solito il mercoledì o il venerdì o il mercoledì e il sabato, insomma comunque due volte a settimana circa. E alterno due shampoo, che sono questi due qui. Allora, questo qui che è uno shampoo di BioPoint, che ha un'azione antiforfora, appunto va ad eliminare la forfora, e ha un'azione lenitiva, rinfrescante, effetto antisebo e tante altre cose. Questo shampoo mi è stato consigliato perché ho fatto l'analisi del capello e avevo un po' la cute, diciamo, disidratata, con un po' di dermatite, quindi mi è stato consigliato appunto di utilizzare questo shampoo proprio perché per eliminare, io in realtà non ho forfora, però avevo una leggera dermatite, che tra l'altro adesso non ho più. Infatti lo sto utilizzando da circa più di un mese forse, e devo dire che è uno shampoo davvero molto molto buono. Io BioPoint l'ho utilizzato diverse volte, ho utilizzato diversi prodotti di questa azienda e devo dire che è un'ottima azienda. Non è uno shampoo bio, anche se il nome potrebbe sembrare, diciamo, potrebbe ricordarvi qualcosa di bio, ma non è bio. Sì, se non sbaglio, sì. E però devo dire che l'effetto è davvero, cioè, mi ha davvero eliminato qualsiasi tipo di dermatite, di prurito, nel giro di pochissimi lavaggi. Tra l'altro questo qui è un formato molto grande, da 400 ml, che secondo me non costa neanche chissà quanto. Io ricordo di averlo pagato circa 5-6 euro, quindi neanche tanto per il formato, per il grande formato, ecco. E mi piace anche molto perché mi rende il capello molto leggero, non me la appesantisce. Mi piace anche molto la profumazione, cioè molto delicata, molto neutra, ma comunque buona, persistente. Mi tiene il capello molto pulito, cioè, diciamo, dopo 3-4 giorni il capello è ancora pulito. Infatti potrei anche tenere i miei capelli per qualche altro giorno non lavandoli, e secondo me merito anche di questo shampoo, perché davvero me li tiene molto puliti, e soprattutto l'effetto appena lavati, molto luminosi, e mi piace molto, cioè più che luminosi, morbidi, ecco, setosi, quindi mi piace molto. L'altro shampoo che sto utilizzando, questo qui fortunatamente mi è stato inviato, perché in realtà l'avevo già provato, perché la mia migliore amica utilizza questi prodotti, e mi è stato inviato questo shampoo della Davines. Allora, la Davines è un'azienda bio, che comunque produce prodotti bio, e dovrebbe essere, sì, diciamo, con prodotti naturali all'interno, o comunque con un ICE molto molto buono. E questo qui è uno shampoo prevalentemente per capelli colorati, anche se io non ho capelli, diciamo, colorati, o meglio, ho fatto un riflessante più di un anno fa, sì, e, ma devo dire che è uno shampoo che mi sta piacendo da morire. Allora, la profumazione non è buonissima, o meglio, sa di medicina, diciamo, non è chissà quanto buona, ma non sa di nulla in realtà. E, ma la cosa che mi piace è, diciamo, che l'effetto di questo, diciamo, la funzione di questo shampoo dovrebbe illuminare il capello. Infatti mi dice illuminante protettivo per capelli colorati, e in effetti quando utilizzo questo shampoo mi vede capelli molto 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 luminosi. Molto luminosi, molto setosi, molto leggeri al tatto, cioè sì, io lo sento proprio anche solo toccandoli quando utilizzo questo shampoo, perché ha davvero un effetto setosissimo e davvero molto molto luminoso. Io lo sento proprio, lo vedo, è davvero visivo e mi sta piacendo tantissimo. Il formato è da 250 ml, lo sto utilizzando diciamo, ho fatto un mesetto di lavaggi alternandolo, e quindi 4-5 volte. Ci vuole davvero pochissimo prodotto perché fa comunque schiuma, e devo dire che
mi sta piacendo tantissimo, proprio perché ha un effetto luminoso e mi piace. I prodotti di Davines, cioè i prodotti per capelli di Davines, sono davvero buoni. Io in particolare appunto sto utilizzando questo qui che è Minou e mi piace tantissimo, davvero davvero tanto. Per quanto riguarda invece le maschere balsamo, è un i prodotti che utilizzo da sempre, diciamo da sempre, che è una costante da circa un paio d'anni, sono i prodotti di Omia, che possono essere i shampoo, che possono essere i balsami o le creme. Adesso ho ripreso a utilizzare la maschera, in particolare la maschera all'aloe vera, e sono delle maschere molto molto buone le maschere di Omia, perché davvero rendono, soprattutto d'inverno le utilizzo, l'estate utilizzo più i balsami perché sono un po' più leggeri, lavando il capello molto molto più frequentemente. Però le maschere trovo che siano davvero buone. Questa qui, che è la maschera all'aloe vera, che ha un effetto ristrutturante, quindi per le mie punte secche va molto molto bene, essendo appunto l'aloe vera avendo appunto l'aloe vera un'azione molto molto idratante, mi idrata molto molto bene le punte, e il odore mi piace un sacco, perché è un odore freschissimo e mi piace tantissimo. E utilizzo sempre solo prodotti di Omio per quanto riguarda maschere o comunque balsami, quindi che possa essere aloe vera, olio di macadamia, insomma un po' più, le provate davvero tutte e vi alterno, proprio perché non voglio utilizzare sempre gli stessi prodotti, e quella dell'aloe vera è davvero molto 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 buona. Ed ha un effetto anche anticrespo e trovo che sia anche, abbia anche un effetto abbastanza lisciante sul capello. Ho dimenticato di mostrarvi invece la spazzola che utilizzo per pettinare e districare i capelli. Penso di averla mostrata anche nello scorso video del Hair Care Routine della Tangle Teaser. È una spazzola, vabbè, famosissima, e la spazzola che utilizzo sempre ed è fantastica. La trovo meravigliosa perché mi districa i capelli benissimo, non li spezza, soprattutto anche i nodi più difficili li districa benissimo e non li spezza i capelli e non li elettrizza soprattutto, quindi trovo che sia fantastica, facile da portare, comoda da portare in viaggio e quanto un palmo di una mano, anche meno, fantastica, non la cambierei mai 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 mai. Per quanto riguarda invece altri prodotti che utilizzo dopo il lavaggio, utilizzo questo prodotto qui che è della BioPoint, che ho acquistato quest'estate ma è rimasto ancora qualche residuo, ed è diciamo un anticrespo che soprattutto d'estate mi è stato utile, perché dopo il lavaggio io applicavo, diciamo spruzzavo questo prodotto qui sui capelli, e davvero i capelli non si increspavano e mi rimanevano lisci per diverso tempo. Continuo ad utilizzarlo, non sempre, ma quando soprattutto il mio capello è un po' più crespo del solito, applico questo prodotto della BioPoint, anche questo qui. Si chiama Miracle Liss ed è appunto adatto per tutti i tipi di capelli, spray liscio miracoloso 72 ore senza risciacquo. Infatti questo va applicato dopo lo shampoo, capelli umidi, qualche spruzzata sui capelli, soprattutto io lo applico sulle lunghezze, non sulla cute, e devo dire che davvero davvero fa il suo dovere, perché mi liscia, o meglio liscia no, perché comunque io ho un capello liscio, comunque facilmente facile da lisciare, ecco. E quindi con questo prodotto ho trovato la soluzione per eliminare il crespo, soprattutto nei periodi un po' più umidi. Adesso no, perché c'è un freddo secco, che di umido non ho nulla, però quando ho i capelli un po' più crespi, questo prodotto trovo che sia davvero davvero buono, lo consiglio anche questo qui. Per quanto riguarda invece i lavaggi a secco, quindi lo shampoo secco, io premetto che non utilizzo molto gli shampoo secchi, tendo ad evitare, solo nei casi estremi, quando non so come lavarli e li sento un po' più sporchi, utilizzo questo shampoo secco che è della Batiste. Ovviamente gli shampoo secco non vanno bagnati, insomma sapete che va spruzzato sul capello, soprattutto sulla cute, lo applico io, e io non sono, diciamo, non conosco molti shampoo secco. Questo qui devo dire che non mi dispiace, l'unica pecca è che lascia il capello, la cute è un po' bianca, infatti va un po' pettinato il capello, altrimenti si vede un po' un alone bianco sulla cute, ma devo dire che riesce almeno per un giorno a tenermi il capello apparentemente pulito, e quindi per questo devo dire che sono rimasta abbastanza soddisfatta. Quando ne ho bisogno utilizzo questo qui e so appunto che posso resistere, posso trattenere ancora un po', perché mi
mi tira il capello, diciamo, pulito, anche se comunque anche quando utilizzo questo shampoo, ho utilizzato anche quello di Garnier e tra i due preferisco questo qui. Quando utilizzo gli shampoo secchi, dopo una giornata mi sento i capelli più sporchi di prima, però comunque dopo una giornata, dopo aver applicato questo prodotto, il giorno dopo devo assolutamente lavarli, perché io sento i capelli più sporchi di prima, ovviamente, perché vado ad appesantire i capelli applicandoci comunque un altro prodotto con altre cose, altre schifezze all'interno, quindi vanno lavati. Però apparentemente almeno riesco a tenerli, a farli apparire puliti, quindi non male questo shampoo secco. Per quanto riguarda invece la cura che faccio, comunque i prodotti che utilizzo saltuariamente, quindi una volta al mese circa, vi mostro il prodotto che sto utilizzando adesso ed è uno scrub per capelli. Se ancora della BioPoint, ho diversi prodotti della BioPoint, sto utilizzando questo peeling, quindi questo scrub che ho utilizzato già due volte, che mi è stato sempre consigliato dalla tipa che mi ha fatto l'analisi del capello e mi ha consigliato di utilizzarlo una volta al mese per 3 mesi. Io l'ho utilizzato già due volte, dopo 3 mesi dovrei riapplicarlo al prossimo cambio stagione, quindi magari in primavera rifare altri 3 peeling, quindi sempre una volta al mese. Devo dire che mi piace tantissimo. Vi ho già detto prima che, avendo il problema della dermatite, lei mi ha consigliato appunto di fare il peeling proprio per eliminare un po' la pelle morta che ho sulla cute, quindi penso sia sia merito di questo prodotto che dello shampoo antiforfora che vi ho mostrato prima. E devo dire che questo qui è davvero buono. Io lo applico a capelli asciutti, quindi metto una noce di prodotto sulla mano e vado a massaggiare la cute più che posso, dopodiché sciacquo il capello come fosse un normale shampoo e poi passo al lavaggio normalissimo, cioè al normale lavaggio, quindi shampoo, maschera, eccetera eccetera. E devo dire che questo qui mi sta piacendo, cioè mi è piaciuto tantissimo, perché ad oggi che ho fatto la seconda applicazione devo dire che non ho più la dermacia, nel senso non ho più prurito, perché il mio problema era un leggero prurito e proprio perché avevo un po' la pelle desquamata, non la sento più, anche al tatto, anche toccandomi la cute, prima lo sentivo un po', adesso non sento più nulla. Quindi devo dire che questo prodotto, per chi ha la pelle, per chi ha la cute, per chi ha un po' di dermatite e un po' di cute desquamata, è perfetto. Comunque un qualsiasi peeling, un qualsiasi scrub fa bene, perché andate ad eliminare quelle cellule morte, tutto quello che insomma va eliminato. Altro prodotto che utilizzo, questo qui lo utilizzo molto meno, però ogni tanto, quando ho un po' più di tempo, perché necessita di un po' più di tempo, vado a fare, utilizzo la cassia, che sarebbe l'ennè naturale. Questo lo utilizzo da diverso tempo e ve l'ho mostrato anche nell'altra haircare routine, come vedete è in polvere. Questa qui va miscelata con un po' di acqua calda, se volete metterci all'interno dell'idrolati. Io all'interno ci applico l'idrolato di salvia, che è molto buono e ha un effetto volumizzante, comunque essendo naturale fa comunque bene al capello. E l'ho utilizzato ultimamente, 2 settimane fa, ma comunque tendo ad utilizzarlo dopo qualche mese, insomma, ed è sconsigliato se avete capelli colorati, non lo consiglio. Infatti ho ricominciato ad utilizzarlo a distanza di tanti mesi dal riflessante che avevo fatto. Infatti ho ripreso ad utilizzarlo, ho fatto già altre due applicazioni negli ultimi 3-4 mesi e diciamo che va più che altro, appena applicato al primo lavaggio, sentite i capelli, almeno io sento il capello molto secco, molto disidratato. Infatti ci applico molto prodotto, una maschera un po' più intensa, la tengo un po' più di tempo perché va a seccare molto il capello, ma in realtà va a ristrutturare un po' il capello, perché appunto l'effetto è proprio questo e in realtà insomma è più che benefico come prodotto. Poi mi è sempre stato consigliato e infatti poi a distanza di tempo il capello vedo che è un po' più forte, si spezza molto molto meno, quindi anche se l'effetto immediato non mi piace, dopo qualche lavaggio, insomma, l'effetto secco del capello, ops, è caduto qualcosa, l'effetto secco del capello non si vede più. Ripeto, io lo applico, lo miscelo con un po' di acqua calda e un po' di idrolato e lo applico su tutti i capelli, dalla cute alle punte, lo tengo per un po' di tempo, lo tengo diverse, anche insomma, un'oretta abbondante, dopodiché lavo i capelli. Nulla, questo era tutto, spero che questo
video vi sia risultato interessante e avervi dato qualche consiglio. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!